Grapes. Siamo qui con la fagiana, la nostra amica fagiana di Ellie. Non importa, non importa. Dobbiamo. Madonna, che palle quando uno. Oh, ecco, ok, si è ripreso il frame rate. Il frame rate comunque in full screen va molto meglio. Dunque, dicevo, dovevamo esplorare questo posto. Ci abbiamo varie cose. C'è un Orson lì. C'è una cosa che ci indica di uscire dall'altro lato. Noi facciamo una cosa per volta. Partiamo da Orson. Oi là. Così mi vede, vero? Sapevo che c'era qualcosina da rubare. I'll keep. Ooh, what you find? Visto, sì. Yeah. I solidi loots. La mitraglia pesante. Vediamo un po', vediamo un po'. A parte di fare le persone spregevoli, rubare tutto. Mi direi che avete 400 danni al secondo. Il fatto è che loro non consumano proiettili, per quello conviene dargli i mitraglioni pesanti. Parliamo con quest'uomo, vediamo che vuole. Ah, outlawed, I assume. Do me a favor and let me finish this, will you? And then make it quick. Non sono qui per ucciderti. Oh, you aren't with the outlaws? Who are you then? Sono uno zio Cleo. Ho sentito che c'era un problema da queste parti, ho pensato di venire a controllare. Oh, well, good luck. Now, they got the carpet in here. It's just a matter. Orson, you idiot. Ma che cazzo? Of course, because I didn't. Sì. Hello. Yuhu. Oh, you're still here. If you haven't already, you might speak to Anton. He can point you in the right direction. Ho parlato con Anton. Sì. No, it's just a matter. Orson, you idiot. Just put it. Of course, because I didn't. Orson, cagaci, adesso ti rubo tutto più di quello che già ti ho rubato, eh. Cagaci. Faccio come il Joker. Guardami! Allora, che stai facendo qui? What does it look like? I'm preparing a personal defense. Non è un medico, però sembra un medico lui. È tipo un ingegnere. Non ci avevo fatto caso a quello che stava lavorando. Se fai passare da lì un cavo partendo dal condensatore, puoi aggirare il circuito e risparmiare potenza. I. Why yes? Bam, 420, blaze it. Sembra piuttosto letale. Hai il permesso di smanettare con una tecnologia del genere? Certainly not. But Porter and his goons are busy with the outlaws, and Anton's busy holding his head in his hands. Seems as good a time as any to get a bit of work done. Sistemando il microfono. Bene. Ti serve una mano? No. Well, forse. Yes, well, maybe. No. Perhaps. Perhaps. I left schematics in our storage facility. As far as I know, the security commander hasn't found them yet. I admit I feel better with schemi dell'arma. Gli schemi nel nostro deposito. Però cosa posso fare? Il deposito mi sa che è quello che sta. Tubo di pasta termica, no? Blast. Ce l'ho a casa io, well, però irlo, ce n'ho un paio. I hope I see you back here in one piece. Ce n'ho un paio. Mi raccomando, raga, se dovete prendere la pasta termica, prendete la Arctic V2. Mi pare V2 si chiama, che è da paura. Però sicuramente immagino ne abbiano fatte di migliori negli ultimi tempi. Ma in realtà qua modifiche che ci abbiamo. Poca roba. Danni critici, ma già ce l'abbiamo questo. Sì. Caricatore folgorante, noi ci avevamo già messo l'altro caricatore, ma invece tipo se vogliamo potenziare questi. Questo, vai. Questo. Vai. Che gli possiamo mettere impugnatura, danni più danni.
Impugnatura velocizzante, impugnatura rassicurante, durabilità dell'arma, no, questa. Non la posso mettere. What else bricks? Ah, perché già ce n'è una velocizzante, ok. Vai. E basta. Siamo belli golden, anche perché questa già c'ha la canna cheese dividendo. Non ce ne può fregare di meno. Pure questo c'ha danni critici aumentati. Via save game. Queste cose qui non le possiamo rubare. Allora lui ci ha chiesto di andare sicuramente lì, da Vogue, dove c'è, perché già ce l'avevamo. Ah sì, Gladys schemi pure di là, però mi sa il magazzino era dall'altro lato. Qua dentro non ci siamo mai entrati, tra l'altro. Ullala, sto posto è grossettino. Allora prima facciamo il piano sotto, chiudi, qua ci beccano che rubiamo. Oh yes, prendi questo, poi questo e anche questo e poi questo e questo, questo, questo e questo. Oh yes, oh yes, madonna quanto mi piace lootare, raga. Poi se è fatto così che è sparso in giro, che lo devi cercare proprio, che ti dà proprio il senso di guadagnartelo. Se c'è una cosa che è proprio un ricordo super piacevole di coso di Skyrim, era il lootare, il rumore delle monetine. Mamma mia, il rumore delle monetine su Skyrim quando lootavi era bellissimo. E hanno vinto facendo le singole anziché fare i mucchi di monete e basta. E il fatto che fossero singole, che andavi lì sulle monetine, din din din, le prendevi tutte quante una per una, bellissimo. C'erano pure i mazzetti, se non mi ricordo male. Cavolo, dovrei rigiocarlo Skyrim, che bello. Allora, qui c'è la persona che stiamo cercando. Eccolo qua, Vogue. Soldato corporativo, scienziato. Quindi qua è difficile rubare la roba. Non credo neanche ci sia nulla di utile, onestamente. Allora, vendi la zella. Ah, è vero che c'era questa che faceva i buchi. Questa è un'armatura media, devo vedere perché è pure potenziata. C'ha valore armatura corrosione, superficie elettrificata, passo dell'usignolo. Uff, e dà pure più 5 comunicazione. Mi sa che me la prendo questa, Perché io attualmente addosso che c'ho? C'ho questa che c'ha niente. Armatura leggera, abilità difensive. Questa mi piace parecchio, comunicazione più 5. Sì, sì, ci piace. Poi mercantolo, questi li compriamo sempre tutti. Che vende questo? Cinghiale e fagioli, no, non ci serve. Allora parliamo con Vogue. You picked a hell of a day to visit. Vogue. I'm Vaughn. Vogue. Vaughn Cortez. Dr. Vaughn Cortez. Vaughn. But just Vaughn's fine, really. Okay. Vaughn. Dove eri quando quelle già hanno attaccato, eh? Over in the main labs. I rabbited back here when I realized I was hearing gunshots, not blown fuses. Con questa tutina di zia Cleo. We've been cooped up in here, I don't know, hours? Too long. I have to get back to work. Non esiste lavoro per cui valga la pena di morire. Dr. Crane might say otherwise. Me? When those guys started shooting the place up, I was first out the door. I had to leave an experiment running at the lab. Something I've been working on a long while. Something that could really get me ahead. Know what I mean? Probabilmente siamo diretti lì. Possiamo fare qualcosa? I've been extracting organic compounds from rattanons. Compounds that have fare cose, insomma. Benefits. Beh, quindi Rosetta non sarà benefits. Un viaggetto veloce. In certain social situations. Personal situations. Where you might want to enhance your charisma. Oh, for he's making enraptured, Captain. Arraptidina. An aphrodisiac. Wrapped musk is the main ingredient. What? No. Ti arrapti da un pochino. Yes, I'm getting the musk. Dopo. With Monarch Embargo, the price is sky high. But I'm not making the drug. Arraptidina, che cazzo di nome? Vabbè, dai, vieni al, arrivi al dunque, se non rompere i coglioni. Sure, of course.
Our lab's south of here, down the road. Benissimo. Not the old public lab. L'indicatore mi dirà dove andare. Anton mi ha detto dell'altro laboratorio, tra l'altro. Mention this to Anton. Okay. He's kind of a tight ass about the lab. Like squeeze coal into diamond type. My equipment's in the lower levels, way in the back. I have a big room all to myself, dissection tables and whatnot. Ok, acquisisci la ricerca di Von Gogh qui. Va bene, mi dirigo. Great. This is really gonna save my ass. Allora, occupati l'alchimista. Questa è un'altra missione? L'alchimista dilettante. Vediamo un po'. Me lo dà qua vicino perché mi sa che devo uscire. Comunque, una... Ah no, c'era il piano di sopra qui. Una parentesi interessante sul sugli indicatori per le missioni. Utilissimi, fantastici. Ma questo Klemper mi sa che ci si può parlare. Klemper e Martinez. Prima vediamo tutta sta zona qua. Ma c'è un catch per la faccenda. Ovvero sia che sono più veloci le quest con gli indicatori, chiaramente, perché sai direttamente dove andare. Levano un po' quel senso di esplorazione, di avventura che c'era ogni quest. Ormai, specialmente negli MMO e in altri giochi, le quest, almeno a me, sembrano un po' una cosa che prendi e le fai. Sono un numerino, cioè non c'è avventura nella quest vera e propria. Nel senso, amici, adesso mi hanno detto che a sud c'è dietro il passo... questo e quello, allora devi andare a cercare, poi non lo trovi, devi vedere, poi magari becchi un campo di banditi che non c'entra nulla. È anche più facile capitare in situazioni differenti da quelle che uno si aspettava, se non ci sono gli indicatori. Con gli indicatori invece, non so, perde un pochino. Certo, ci metterei 400 puntate a fare un let's play, quello sì. File personali, annotazione 01. Mi sento piuttosto solo. Jameson è l'unico qui che valga qualcosa, ma persino lui mi guarda con irritazione. È una reazione alquanto naturale al fatto che gli sto sempre col fiato sul collo, ma se vuole avere qualche speranza di raggiungere Bisanzio, ha bisogno di qualcuno che gli faccia sentire la giusta quantità di pressione. Non sono proprio curioso di vedere Bisanzio, poi. Forse un giorno riuscirà a scorgere la verità, ma se ciò non dovesse accadere, posso almeno assicurarmi che il suo lavoro non danneggi le mie possibilità? Possibilità, appunto, terrò, non punto interrogativo, non so perché l'ho detta così, terrò d'occhio le sue relazioni nel caso ci fosse bisogno di una revisione. Non tollererò altre note di demerito contro di noi. Ho sentito Jameson che parlava con Van Gogh oggi e inveiva contro di me, sostenendo che usando lui e chiunque altro qui per i miei scopi, che sto usando, mi sarei aspettato il vetriolo da quello stronzo indolente di Van Gogh. Ma Jameson? Come fa a non capire che ho cuore soltanto i suoi migliori interessi? Ma immagino che non dovrei essere sorpreso. La mia ostinata determinazione mi ha sempre messo tutti contro. Grazie alla nostra ultima scoperta, ritengo che Bisanzio sia finalmente alla mia portata. La mia prossima promozione sarà quella decisiva, ne sono certo. Sempre se non si accorgono dei miei tentativi di coprire il resto di questi sciocchi. Non riesco a scrollarmi di dosso l'inquietudine che mi attanaglia. Non ha alcun senso. Anche se Trammell non si è voluto sbilanciare con una data specifica, mi ha assicurato che potrebbero mancare soltanto poche settimane al trasferimento a Bisanzio. Allora perché ho questa crescente sensazione di vuoto? Devo avere i nervi a fior di pelle. So che al mio arrivo verrò accettato e, oserei dire, forse anche riverito. Ci ha creduto, però poi è rimasto qui like a stronz. Comunque, un'altra cosa divertente di questo gioco, che vabbè è stata fatta anche in altri giochi, però in questo è molto simpatica la cosa, è che goliardizzano naturalmente in maniera eccessiva, in maniera quasi fantozziana, il fatto del lavorare per la grande corporazione, dell'essere ligi nei confronti di chi ti dà lavoro, eccetera, eccetera, quasi come dei schiavi, così. Ce l'abbiamo 10k tra l'altro. Sì, 12k, possiamo comprare la spazio chiave lì, come cazzaccio si chiamava. E se uno ci pensa, è molto simile alla triste verità, tutto lì. Perché ho
oggi ormai bisogna prostrarsi di fronte a chi ti dà il lavoro, perché sennò poi dopo lo perdi e dopo mamma mia fai fatica a trovarlo, e qui praticamente la stessa cosa, chiaramente alla per mille, perché se perdi il lavoro qui perdi la testa e ovviamente non c'è nessun altro che può dartelo, col fatto che a quanto sembra sono tutte colonie separate. Poi l'abbiamo visto all'inizio, no? Nella prima colonia piccolina, dove comunque sia la gente che se n'era andata volevano levargli la corrente, farla andare a picco eccetera, ma poi noi l'abbiamo aiutati perché siamo dei buonissimi e fuck the police. Però ma io questo perché non lo sto usando? Fa 270, fa sto coso, non lo so, però infatti che con cosa lo switch? Con questo? Il check-in hauser però era troppo buono. Troppo corto il range, via. Flop. Floppissimo. Abbiamo le nostre armi energetiche che vanno una bomba. Allora, vediamo un po' la missione adesso che dice. L'alchimista dilettante. Ma invece se uno fa questo, questo mi darà tipo 40 direzioni diverse. Ullala. Beh, uno me la dà verso di là. Quindi facciamo alchimista dilettante. Andiamo lì e vediamo che dobbiamo fare. L'alchimista dilettante. Quindi regà, la parodia fantoziana poi alla fine non è poi tanto lontana dalla realtà. Semplicemente questo. E questo riprende un pochino la faccenda in maniera differente, super esagerata e futuristica naturalmente, ma siamo lì. Vediamo che c'è in cima a sta montagna. Magari c'è qualche troglodita gigante che ci sbatte una roba in testa e ci squarta. No, però c'è una cassettina. Che ho droppato? Pistola cos'è? Pistola a dardi. Ma non è che ci stanno tanti tipi differenti di arma, sembrerebbe per il momento. È più una cosa che trovi quella che ti piace e la potenzi e ti sticchi a quel tipo da... Che non mi dispiace come cosa. Ahia, sono spaccato un ginocchio. Ah, laboratorio segreto, quello dove eravamo entrati l'altra volta. Questo Spectrum Red è bellissimo. La vodka rossa fantastica, che mi ricorda un sacco l'avevo pure detto, quei cosi di... Come si chiama? Di Bioshock Infinite, che adesso non mi viene il nome. Dove devo andare? Qua giù. Ah, ecco, c'era. Sta porta chi l'aveva vista? Reminds me of medical school. Ma pensa te. Scienza, ricalibra l'esperimento. Teorizza il segreto degli esperimenti. Annotazione: finora l'estrazione del muschio procede senza intoppi. I livelli di pressione sembrano costanti e la discrepanza nei campioni presenta un livello di tolleranza accettabile. Credo che questi rapt avessero un cattivo odore all'esterno, ma adesso li ho aperti. Probabilmente gli altri eviteranno il mio laboratorio per il resto della giornata, mentre finisco qui. Un momento, sembra esserci un po' di trambusto fuori in sala. È appena scattato un allarme. Sarà un'altra maledetta verifica del sistema di sicurezza. Meglio che vada a vedere che sta succedendo. E buonanotte. E buonanotte a Cortés. Beh, che fai, non lo apri questo? Io apro tutto. Apro tutto. Tra l'altro qui c'era una porta che voleva 35. In scassinamento. Io c'ho 36. Possiamo andare su a piedi e vedere se riusciamo a Rapti Shock. Okay. Credo che questo faccia molto male ai rapti cosi. Agli arrapti. Gli arrapati. Dottor Cortés, per rispondere alla sua domanda, devo ammettere di essere rimasto sorpreso nel ricevere un messaggio da Rosetta, anche se non quanto lei immagina. Io e i miei colleghi siamo ben consci del fatto che la città non è affatto abbandonata come dicono le mappe. La sorprenderebbe sapere quanto spesso si verifichino fenomeni del genere.
come ha giustamente supposto, siamo molto interessati ai dettagli della sua ricerca. Disponiamo delle risorse necessarie a processare e distribuire il sottoprodotto a sua disposizione. Se riuscisse a procurarcelo, diciamo, in dosi da 25 millilitri, saremmo pronti a pagarla generosamente. Gli scambi avverranno in una delle caverne fuori città. Per la sua sicurezza, distrugga questa nota. Non è pericolosa per noi, ma risulta certamente compromettente per lei. Occhi aperti, dottore. In caso di necessità, puoi chiamarmi Gary. Può chiamarmi Gary. Wow. Allora, saliamo da quest'altra parte e vediamo sta porta. Tanto qui abbiamo fatto tutto. Ormai me lo ricordo a memoria sto posto. La porta era qua. Eccola qua. Ma vaffanculo, era 29 che c'ho, non 35. Vattine. Però non è che c'ho qualcosa che mi dà più a scassin, tipo se mangio qualche roba. Attributi mente. Un minuto. Come cazzo si fa? Che a livello nicotina. Gel veterano. Valore armatura più 10. Ah, questo cavolo. Valore armatura è buono. Il metalligel. Ci sarà qualcosa che dà scassinare in più, dai. Salute base, destrezza. Attributi mente. Mannaggia la miseria. Senza costi aggiuntivi, c'è scritto pure. Gli scarti rimasti dalla friggitrice dopo aver cucinato i tumori dei cistosuini. Ah, questo proprio, mamma mia, top. Un sacco da un chilo pieno di orecchie di grano bacco. Mamma mia, che zella si mangiano questi, porco due. Ributtante. E non lo trovo. Attributi mente. Rigenerazione salute. La trombetta qua. Ah, bello, mazza. Danni critici più 15 più. Wow. Ok, però ce n'ho solo uno. Velocità di movimento. Questi ce n'ho un botto adesso. Stimolazione per l'inazione. Tempo di recupero. Capacità compagno. Ce ne stanno di cosine carine, eh. Armi a distanza meno 50%, nicotina, arma a distanza, livello nicotina basso, rosata, armi a distanza. Bah. Che flop, cacchio. Magari non ho guardato abbastanza a fondo o non mi ha detto bene nella mia, nel mio controllo randomico dei cibi, che avrei potuto trovare qualcosa forse. Ah, aspetta, però c'era quell'altra dimissione. Però non mi dice di venire di qua. Mi dice di andare in questa direzione. Salviamo, andiamo. Sono sti soffioni che sono fighissimi. Proprio belli. Pseudo soffioni, quel che l'è. Non so cosa siano, però insomma. Diciamo soffioni. E poi gli scorci, regà. Che ve lo dico a fa. Sono belli, sono belli. Poi hanno fatto sta scelta sui colori. I colori di tutto quanto, la palette è fantastica. E questi alberi sembrano delle pigne. Delle pigne albero. Vaffanculo, questo è bloccato qua. Squish. Squish. Dai, 100 metri siamo arrivati qua. Sicuramente ci sarà della gente qui. Ma è grossicino sto posto. Eh sì. Decisamente grossicino. E dobbiamo entrare qua dentro. Ok. Canaglia predone. Mi avevo sparato in testa, non in petto. Mamma mia. Mannaggia la puttana. No. Maledette mine, oh.
siano maledette le mine. Abbiamo rischiato qua, ma quell'amico che stava seduto qua, che gli ho fatto saltare il cervellino. Non ci vengo più qua, andate a fanculo un po'. Trauma permanente. Le tue facoltà mentali risentono in modo permanente dell'aver ricevuto una botta in testa troppo. Un punto vantaggio, attributi mente meno uno. Ma sì, via, sti cazzo. Salute ripristinata per uccisione, tempo di recupero. Azzerare il tempo di recupero. Mettiamo qualcosa che... ecco, tipo questo. Tipo questo, sì. 50% delle armi scientifiche, in teoria con... questa dovrei fare i buchi adesso. Non lo so. Adesso basta mine, per favore. Facciamo la strada che abbiamo fatto prima all'indietro. Li morte. Prima però voglio fare... c'è pure il criptocane. Affasciate. Ti è sompata la testolina, bastardo. Allora, qui mi sembra tutto pulito. Non ci sono mine, no, no. Ovviamente no. Adesso c'è un lanciafiamme. Però il lanciafiamme non... non mi aveva fatto impazzire, onestamente. È troppo... troppo close and personal. Devi proprio andare veramente sotto. Dovresti avere un botto di difesa e armatura pesa per farlo. Quindi tutta un'altra build rispetto a quella da ladro che stiamo facendo. Comunque, regà, alzate a bomba le skill da ladro, perché c'è troppa roba da aprire. Deposito. Taste of the freedom. Spacer's choice. Messaggi. Volkova. Dottor Crane, facendo seguito alla nostra conversazione della scorsa settimana con oggetto perché l'armadietto di stoccaggio delle munizioni è più grande del mio bagno, ho inviato Sullivan con le scartoffie in triplice copia da lei, come da lei richiesto. Vorrei ricordarle che al momento sono l'unica amministratrice di tutte e tre le strutture e sono anche l'unica persona che deve obbligatoriamente dormire sul posto di lavoro piuttosto che a Rosetta. Secondo gli standard del Dipartimento di Risorse Umane, la mia posizione mi dà diritto a servizi igienici di non meno di 4 numero metri quadri. Ho trascorso l'intera giornata di ieri a estrarre il braccio di un uomo da un tritacarne e non ho nemmeno una stramaledetta doccia qui. Risolva questa situazione o mi vedrò costretta a irrompere nella sua stanza e fare la doccia lì. In questo modo potrà provare anche lei l'ebbrezza di un tubo di scarico otturato dalle cartilagini. Ricordi, ho intere casse di grimagnetici qui. Lei sa che sono capace di farlo. Ok, incazzatissima la signora Volkova Masha. Reuben, le mie scorte di caffeina iniziano a scarseggiare. Non è che potresti portarmene un po'? È tutto il giorno che sento il bisogno di riorganizzare la mia dispensa. Forse potresti aiutarmi di nuovo? O no? Potremmo farci una camminata fino al terraformatore? È passato un po' di tempo dall'ultima volta. Il vento tra i capelli, la tranquillità, non mi dispiacerebbe. A volte ho l'impressione che tutto quello che faccio sia pulire pavimenti da viscere o starmene seduta a rigirarmi i pollici. Non so, dimmi tu. Anton, non ho più avuto tue notizie in merito a quei documenti. C'era un avviso di ricevuta proprio in cima. Mi aspetto che tu lo firmi o lo rimandi indietro immediatamente. Approfitto della tua attenzione per chiederti se hai avuto notizie di Porter. Oggi sembra che nessuno risponda ai miei messaggi. Si firma sempre più breve. Maria Volkova, poi Masha. Perché Masha? Ah, Masha si vede che era tipo il soprannome che c'aveva con Reuben. Poi ad Antonio ha scritto M.
La situazione è diventata pericolosa qua fuori. Chiudi le porte a chiave e tieni giù la testa. Fai attenzione, Mashenka. Verrò a prenderti. Questo gliel'avrà scritto... No, porte. Sì, da Reuben, credo, sì. È lui. Il solito problema. Incidenza degli effetti collaterali del 5%, che raggiunge il 15% nella fascia d'età oltre i 60 anni. Recuperati ad occorso a riportare l'armadietto dei ricambi. Cos'è questo? Ricambi sentinelle meccaniche. Ah, forse c'è quello che serve a noi. Nota di inventario riportata per uso esclusivamente personale. Richiesta una misura di sicurezza e impiegare... No, vabbè, sti che sdu. Non ci frega niente. Però quello che ci potrebbe fregare è questo. No, è fuori, niente. Io speravo. Arma finale. Ah, ok, devo entrare lì. Devo recuperare pure gli schemi di Orson. Che è sempre una missione da fare qua dentro. Benissimo. Oh, quelle sono persone cattive. Here we go. Oh. Questi mi fanno orfume, fanno. Fermi tutti. Spuca. Mutilated. Mi hanno droppato letto. What? Mazza, che danno che fa questo. Ah, ma era di là che sta. Rare death. Rare. Our survival. Ok. Ok, ok. Allora, ci abbiamo il piano di sopra. Ci pensiamo dopo. Prima. Oh, oh, però c'è altra gente qua. Wow, questo posto è super fuged. Andiamo un po' qua su allora al volo. Allora, quindi qui noi qua dentro che dobbiamo fare? Dovremmo recuperare gli schemi di Orson. Ok, che stanno al piano inferiore. Ricevuto. Ok, ok. Io direi di farci prima tutto questo piano qui e poi pensiamo al resto, eh. Ticchete, ticchete. E ticchete, tacchete. Stighete, stacchete. Prendi questo. Qui c'è altro posto dove lootare. Ok, vabbè, quindi questa parte qui... No, non è vero. Ho mentito. Se devi entrare nell'armeria e non hai il codice, chiedi a me se non ci sono. Guarda la reception del laboratorio dei cleobiotici. Masha. Entriamo nell'armeria subito. Ah, ho trovato il maceratore d'acido. Pam, possiamo riaccendere coso. Possiamo riaccendere il nostro robottino. Quindi me lo ricordo. Carabina al plasma. Oh. Oh, ma è la stessa identica cosa. No, questo è un fucile al plasma. Questa è una carabina al plasma e fa molti più danni. Faccio vedere un po'. Oh, 68 112 84. Però il DPS è più basso. Però fa... Non lo so, non lo so, dobbiamo provarla questa. Però poi bisogna vedere, perché potenziata magari questa va molto più su, perché parte da 171, da parte da 184, 190. Non lo so, non lo so. Ho detto, bisogna provarle ste armi, però bella. Bella proprio. Ah, quasi scende. Aspetta, aspetta, finiamo sto piano qui, poi vediamo sotto, eh. Poi c'è pure questo, poi vediamo. Registri armeria. Pistola flogisincrotronica force. Stato della pistola flogisincrotronica force: funzionale. Il personale non addestrato è tenuto a partecipare al seminario sulla sicurezza locale bla bla bla, prima di essere abilitato all'uso. Poiché nessun ufficiale di seminario al momento disponibile, si consiglia l'archiviazione sicura permanente. Munizioni pari. Si prega di contattare Volkova M e chiedere l'aggiornamento del registro delle munizioni prima possibile, per assicurare il mantenimento dello stoccaggio destinato al personale di sicurezza. Torniamo da dove eravamo venuti, giusto? Sì, e qua si esce. Ok, benissimo. Fammi raccattare tutto il raccattabile. Qua. E questo?
Sta boccia non si può lootare, che male. Mi avete proprio fatto male al cuore con questa cosa. Ok. Vediamo, perché no? Compriamo questi. Tutti quelli che ci sono li compriamo. Vendiamo questi. Quella pistola, quell'arma poi non ha detto niente di specifico. Non sappiamo dove sia. C'era il piano di sopra. Che la quest noi ce l'abbiamo al piano di sotto. Quindi facciamo prima quello di sopra. Che sta di qua al piano di sopra. Vediamo un po'. Magari c'è qualcosa di interessante da questa parte. Here we go. Non lo so. Non lo so. Armi da fuoco lunghe, livello 11. Livello 13. Non lo so, perché il danno singolo chiaramente di questa, col fatto che è potenziata, è un altro paio di maniche. Cioè le squarti le cose con questa, ovviamente. Quindi boh, guarda chi c'è qua. Sanno altri robot. Ma non è che faccia tanti danni pure questa, sti cosi qua, eh? Non gli facciamo una sega in generale. No, lanciafiamme sicuramente. Oh no. Madonna sante, scappa, scappissimo. Pochi danni questo. Bisognerebbe vedere pure quanti colpi spreca in realtà, che potrebbe essere un fattore la cosa. Un fattore. Sono finiti i nemici. Oh yeah. Ok, qui c'è una cassettina. Qui c'è un cassettone. C'è una persona morta. Uno scienziato morto. Beh, questo piano superiore, a parte il loot, diciamo che non è che avesse chissà che. Concentrated distillate, distillato concentrato, c'è anche la cosa. Combine all ingredients in a large stockpot, except for the alcohol, and bring to a boil. Quindi mettete tutto quanto dentro il coso, la pentola, e fatelo bollire, a parte l'alcol. Simmer for about 10 minutes. Remove the mixture from... Vabbè, semplicemente la ricetta. Vediamo un po' la parte finale. No. Allora, ci vogliono cinnamon sticks, succo di mela, succo di sidro di mela, zucchero di canna, zucchero normale. E poi alcol e whipped cream vodka. Beh, è tipo una specie di vodka mela, qualcosa del genere. So, forse dovrei fare lo screen e provare a farla, però mi sa che è difficile trovare quella whipped cream vodka, che credo che proprio non esista. E poi io sono un grosso fan del gin, a differenza della vodka, rispettabilissima, però il gin è più buono. Registri manutenzione.
Percorso di pattuglia dell'unità 6 è passato troppo vicino ai recinti delle cavie. Adesso quello schifo di bava di Rapt è tutto appiccicato ai servomeccanismi del braccio armato. Non abbiamo un braccio con cui sostituirlo, perciò dovremo smontare questo per recuperare i pezzi. Almeno l'unità 12 e 17 sono ancora in funzione. Qualcuno ha provato a disattivare le trasmissioni obbligatorie per i consumatori all'unità 17. Quel coso è rimasto impallato al massimo volume finché non l'abbiamo resettato. L'unità 12 ha avuto seri problemi di malfunzionamento. Oggi Porter era inciampato in uno dei sensori all'interno delle mura, così quella dannata unità ha pensato bene di ritenere un intruso chiunque le capitasse a tiro, mettendosi a sparare all'impazzata. Per ora l'abbiamo disattivata, ma abbiamo richiesto nuovi moduli comportamentali dal quartier generale per il resto dell'unità. Nessuna risposta sui moduli comportamentali. Per adesso possiamo solo sperare che nessuno faccia saltare in aria un muro. Oh. Faccio proprio un cittone così. Oh, arriva pure quell'altra. No. Non è che ci piano tanti i miei colleghi, eh. Allora, prima luzziamo tutto qua. Questo. Raccogli lenti per ingrandimento di precisione. Ma queste lenti sono qualcosa della missione? No, invece sì. Ingegneria più 5. Carino. Interesting. Io pensavo che fossero una roba randomica. Ah, schemi di una pistola Force. Disegni dettagliati di una pistola avanzata. Revisioni e commenti sono scarabocchiati sull'immagine di una grafia quasi illeggibile, fatta eccezione per il nome di Orson Show, scritto in un angolo. Gli schemi raffigurano una pistola Flogistrostoshonica della marca Force, che non è originaria della colonia di Alcione. Da questi progetti non si capisce cosa si intenda con Flogistrostotronico. Splosgistotrostonico. Torna da Orson. E zip. Abbiamo praticamente finito tutte le missioni. Questo qua pure è finito. Il messaggero all'etere. Pure questo dobbiamo tornare sulla pioniera. Parla con Vogue. Ok. Eccoci qua. Allora, prima di intraprendere il viaggio, io direi, ragazzi, che questa puntata la finiamo qua, perché è già abbastanza lunghetta. Se no poi facciamo le puntate da 30 anni che rompono solo la minchia. Se questa entrata era un'entrata diversa. Deposito, scusate, però non è per cattiveria, veramente, che c'è del loot. Ah no, semplicemente si usciva. Ok. Quindi, come al solito, grazie per seguire il canale, ci vediamo alla prossima. Dare tutto alla cassa e chiude. Ciao pips, bella pips, alla prossima. Ciao.